Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. TG Plus News Edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Lo scorso 4 gennaio, agenti in borghese della Polizia Locale di Venezia, nella zona di Piazzale Bainsizza, per un'attività antidroga, notavano un giovane cedere dello stupefacente a un ragazzo che, una volta effettuato lo scambio, si allontanava a bordo del proprio monopattino verso via Cappuccina. I poliziotti hanno fermato sia l'acquirente che il pusher, entrambi minorenni. Lo spacciatore, una volta perquisito, è stato trovato in possesso di 84 grammi di hashish, oltre a due bilancini di precisione con residui della medesima sostanza, tutto sequestrato. Ed è stato quindi denunciato all'autorità giudiziaria in Orile. Sia l'acquirente che il venditore venivano inoltre sanzionati con 350 euro ciascuno per violazione del regolamento di polizia e sicurezza urbana del Comune di Venezia, che sanziona ogni esibizione di stupefacenti in luogo pubblico o aperto al pubblico. La sanzione sarà pagata dai genitori. Cambiamo argomento. Si è tenuta quest'oggi la sottoscrizione del contratto di concessione mediante finanza di progetto tra Regione del Veneto e Consorzio Stabile SIS Via del Mare per la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione dell'intervento denominato Via del Mare, collegamento A4, Jesolo e Litorali. La vicepresidente della Regione del Veneto e assessore alle infrastrutture e trasporti Lisa De Berti ha dichiarato: nelle prossime settimane inizieranno le interlocuzioni necessarie con le amministrazioni comunali e i soggetti a vario titolo coinvolti dall'intervento. Auspico la collaborazione del territorio per riuscire ad approvare nel più breve tempo possibile il progetto di un'opera strategica per il collegamento tra la A4 e le spiagge del litorale di Jesolo, con la quale andiamo a potenziare e riqualificare ulteriormente il patrimonio infrastrutturale della nostra regione. E in merito alla decisione del Comune di Venezia di spostare in via Pio X i banchi del mercato di Mestre, ora situati in via Giardino, interviene anche Alvise Cagnello, direttore di Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo. Siamo molto soddisfatti di questa decisione, si tratta infatti di un adeguamento richiesto da tempo. Lo spostamento soddisfa innanzitutto le esigenze degli operatori e, favorendo la continuità del mercato, ne migliorerà anche la fruibilità, rendendo così più agevole l'esperienza d'acquisto da parte dei cittadini consumatori. Ultima pagina, parliamo di un programma dedicato ai ragazzi perché la memoria sia futuro. L'assessorato alla cultura e l'assessorato alla pubblica istruzione del Comune di Dolo hanno voluto offrire questa mattina ai ragazzi delle classi seconde e terze della scuola media dell'Istituto Comprensivo Tina Anselmi la visione dello spettacolo Fino a quando la mia stella brillerà, prodotto dalla Piccionaia e che tratta la vita della senatrice Liliana Segre. Tra le altre iniziative nei prossimi giorni, particolarmente sentita sarà la testimonianza del viaggio a Mauthausen dei ragazzi delle classi quinte dell'Istituto Musatti, un dialogo tra giovani previsto in Villa Concina lunedì 29 gennaio. Tutti i cittadini sono invitati inoltre a visitare la mostra che sarà allestita presso il municipio di Dolo a partire da giovedì 25 e all'incontro commemorativo il 27 gennaio alle 10:30. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua.